Sono immagini di 20 anni fa. I cittadini di Praga manifestano contro l'invasione sovietica. Muore in modo traumatico la primavera di Praga con le sue idee di libertà. Poi il lungo silenzio della normalizzazione. Praga oggi. Abbiamo trascorso 2 settimane in Cecoslovacchia nel momento in cui stava cambiando il segretario del partito, quel Gustav Husák, imposto allora dai carri armati di Mosca. Questa è la cronaca di quei giorni di dicembre, giorni in cui a molti, qui a Praga, è sembrato tornasse la speranza. Manifestazione a Ponte Carlo. Le immagini sono di Fortuna. Un migliaio di giovanissimi praghesi sfidando un incredibile e intimidatorio schieramento di polizia che fermava e schedava meticolosamente tutti coloro che salivano sul ponte, si è recato sull'isola Campa per ricordare la figura di John Lennon. I giovani, nonostante le pressioni ricevute nelle scuole, sono arrivati lo stesso. Perché John Lennon? Che significato ha la scelta di questo simbolo? La morte di Lennon nel dicembre del 1980 aveva provocato una grande emozione tra i giovani, perché John Lennon era popolare non solo come cantante, ma anche come personaggio. Un uomo che combatteva sempre contro la violenza e la ingiustizia. Per questo è diventato un nostro simbolo. Da quel giorno i giovani hanno scelto un muro sull'isola di Kamp per scrivere i loro graffiti, le loro poesie. E regolarmente la polizia viene a cancellare queste scritte. Ma paradossalmente questo fatto non è un male, perché così c'è ogni volta dello spazio libero per scrivere nuovi slogan. Per noi giovani però il problema principale è un altro. Vogliamo vivere liberamente, vogliamo vivere senza paura. Sembra una cosa facile, non lo è per i giovani di Praga. Il comizio è costato a Veverka 2 giorni di fermo. Noi tutti a Praga amiamo John Lennon, ma la polizia è andata sul Ponte Carlo per evitare incidenti. Come nelle partite tra le nostre migliori squadre di hockey, può accadere che ci siano dei teppisti che vogliono approfittare dell'occasione. Ecco perché c'erano le forze dell'ordine. È stato un fatto di ordinaria amministrazione. Il signor Makacek non ci spiega perché c'erano tanti poliziotti, più di 1000. E cosa c'entra l'hockey con dei giovani che ricordano un idolo accendendo delle candele? John Lennon fa così paura a Praga? Il teatro Adivaldo. Si esibisce una compagnia teatrale di Brno. Presenta uno spettacolo fuori della norma. Per una piccola compagnia è più facile sfuggire ai controlli della censura. La notizia corre per tutta Praga. È la storia di 2 giovani donne che dopo aver accolto il socialismo con grande entusiasmo e aver acclamato i comunisti come liberatori, si accorgono che gli slogan del regime sono una menzogna, che quegli slogan vogliono nascondere i problemi della vita quotidiana. Una di loro esclamerà: sono più importanti i pomodori nei negozi che i grandi discorsi del regime. Piazza della Città Vecchia. Per la prima volta dalla sua nascita, il movimento di Carta 77 indice una manifestazione pubblica per le strade di Praga. L'occasione è la giornata internazionale dei diritti dell'uomo. Il regime risponde, blocca nelle case con la forza tutti gli aderenti all'organizzazione e fa occupare la piazza da centinaia di agenti in borghese. Gli altoparlanti diffondono musica ad un volume folle per coprire gli slogan dei manifestanti. La polizia ferma decine di persone. Aggredisce gli operatori della TV tedesca e francese. Noi siamo più fortunati, sfuggiamo alla stessa sorte, ma potete capire in che condizioni abbiamo potuto lavorare. Nonostante le intimidazioni e il clima di paura che la polizia ha creato in tutta la città, sono ben 5.000 le persone che partecipano alla manifestazione. Uno slogan gridato più degli altri ci colpisce. Dice: viva la ragione. It was a new moment in this 10 years long. Questa manifestazione ha rappresentato una svolta per Carta 77.
perché è la prima volta che abbiamo deciso di manifestare nelle piazze. Abbiamo scelto la data del 10 dicembre, giorno internazionale dei diritti dell'uomo, per richiamare l'attenzione sui prigionieri politici che ci sono in Cecoslovacchia. Per esempio, c'è una persona che è in prigione da 3 anni. È accusato di aver ascoltato il notiziario radiofonico della Voce dell'America. Ci sono poi molti cattolici in prigione e senza nessuna ragione. Per il potere, Carta 77 è un'organizzazione fuori legge, un'organizzazione che non ha il diritto di esistere. Ecco cosa ci ha detto il direttore del Rude Pravo, l'organo di stampa del Partito Comunista. Carta 77 mi ricorda quelle forze che hanno contribuito alla disintegrazione dello Stato cecoslovacco durante l'esperienza tragica di Monaco. Noi abbiamo giurato che un'esperienza di questo tipo non si debba mai più ripetere. Mai apriremo un dialogo con chi vuole distruggere la nostra società. Abbiamo le prove che Carta 77 è un'organizzazione al servizio della NATO. Až bude československý stát obnoven opakovat. Prove, dicono gli esponenti di Carta 77, che neanche la polizia segreta è riuscita a inventarsi in questi anni. Siamo nell'abitazione del professor Ladislav Ajdanek. Una ventina di giovani vengono qui per seguire un corso di filosofia tenuto dal professore. È l'unico modo a Praga per studiare e conoscere la filosofia non marxista. È un classico esempio delle università volanti che tengono viva nella clandestinità la cultura.